Ciao, bentornato, io sono sempre Pasquale. Oggi volevo fare assieme a te un paragone fra due strumenti molto utilizzati che anch'io utilizzo molto, le azioni dei singoli titoli azionari e le azioni degli ETF. E volevo valutare cosa sia meglio come investimento e soprattutto a chi questo eventuale investimento o l'altro sia indicato. Se resti fino alla fine, condividerò con te anche la mia di strategia di investimento, che secondo me mi sta dando molte ma molte soddisfazioni. Bene, ti voglio ricordare che io qui in questo video non ti sto assolutamente invitando ad investire o a scegliere degli strumenti finanziari e neanche a darti una consulenza finanziaria perché ovviamente non ne ho le competenze. Qui si parla solo delle mie esperienze, esclusivamente di quelle, e se tu hai intenzione di investire o di entrare nel mondo della finanza, bene, fallo, ma studia bene l'argomento oppure rivolgiti a un esperto del settore, a un consulente di questa area. Bene, si cerca sempre di fare ottimi investimenti con ritorni elevatissimi e magari con percentuali di rischio molto basse, ma a dire la verità, e ovviamente molto probabilmente lo sai già, non esiste un investimento perfetto a rischio zero, ma solo un investimento che più si addice al tuo grado di sopportazione del livello di rischio e ovviamente anche ai tuoi obiettivi finanziari di guadagno. Bene, in termini di possibilità di guadagno, sia gli ETF che le azioni sono secondo me degli ottimi prodotti finanziari che se opportunamente gestiti, pianificati ed utilizzati, possono sicuramente portare a degli ottimi risultati. Come dicevo prima, però, la valutazione di quanto siano profittevoli o anzi di quanto potrebbero esserlo, dato che purtroppo nel mercato degli investimenti si parla sempre ed esclusivamente di cose al condizionale, perché insomma non si sa mai. Comunque, dicevo, quanto possono essere profittevoli dipende sempre da una serie di parametri. Queste valutazioni possono essere sia di tipo personale, per cui magari di budget, se così si può definire, psicologico, di come tu ti approcci al rischio, del time frame dell'investimento, piccolo. No, piccolo, medio o lungo periodo, ma anche relativo al prodotto stesso, quali ad esempio la volatilità di dove va a investire, dei fattori di rischio e della tipologia del business o del suo settore specifico. Insomma, per fare un buon affare bisogna trovare il giusto compromesso fra tutte queste variabili. Parlando di ottimi affari di investimenti, ti vorrei ricordare che sarebbe un eccellente investimento, e qui invece è un consiglio che ti do ad investire per te e anche per me, ovviamente, se tu ti iscrivessi a questo canale e cliccassi ovviamente la campanella delle notifiche perché così tu non possa perderti nessun video successivo. Ti posso assicurare che non ti faccio pagare niente, è gratis, non ti faccio pagare assolutamente niente. E per me è un'azione molto ma molto significativa. A proposito, ti ho mai detto che ho un Patreon anche, dove se vuoi puoi anche supportare il mio canale con un piccolo contributo mensile, trovi il link qui sotto in descrizione. Pubblicità progresso. Il mio progresso. Bene, per quanto riguarda le variabili da prendere in considerazione per mettere a confronto appunto questi due strumenti finanziari, queste due tipologie di investimenti che sono appunto gli ETF e le azioni delle singole aziende, beh, ce ne sarebbero moltissimi di fattori da tenere in considerazione, per cui molto probabilmente non troverai tutto quello che dovrebbe essere analizzato. Per cui qui ho tirato giù una serie di aspetti che sono invece quelli che secondo me, per cui secondo il mio personale giudizio, possono propendere e farti propendere verso l'uno o l'altro prodotto. Per questo video vado ad analizzare le seguenti variabili delle due tipologie di investimenti: la volatilità, i costi, la diversificazione, il rischio collegato all'investimento e il profitto stimato, e anche la quantità di studio che si deve dedicare a ogni singolo prodotto per capire se quel determinato investimento è un buon investimento oppure no. Ovviamente la premessa da fare, ed è obbligatoria da fare, è che non mi metterò a valutare i prodotti di nicchia, per esempio come gli ETF o le azioni delle aziende molto piccole, perché se vai ad analizzare aziende piccole, medie o dei prodotti settoriali, le considerazioni da fare sarebbero eccessivamente troppe e sicuramente io non sono neanche in grado di poterle valutare, non sono semplici da valutare. Per cui partiamo dal primo punto, la volatilità. Per fare un esempio, prendo due ETF che io ho nel mio portafoglio personale, di cui ti lascio tra l'altro gli ISIN qui sotto,
in descrizione assieme al link affiliato di Giro, che è il broker che io uso per le mie affiliazioni, per le mie operazioni. Operazioni. Il primo è un ETF sullo Standard & Poor's 500 a distribuzione e l'altro è un World a distribuzione. Il primo ha avuto una volatilità annua del 14.39%, mentre il secondo ha una volatilità dell'11.39%. Per semplificare, diciamo che nel mio portafoglio di 50% di ETF ciascuno fra di loro hanno una volatilità media che si aggira attorno al 12.9%. E nel caso delle azioni? Bene, io prendo sempre due azioni che ho invece nel mio portafoglio. Una è del Nasdaq e l'altra è del NYSE, del New York Stock Exchange. Per cui io ho selezionato Disney e Microsoft. Per la cronaca, io scelgo solo ed esclusivamente Blue Chip Company per i miei investimenti, non vado mai sulle azioni piccole aziende. Microsoft l'anno scorso ha avuto una volatilità ai suoi massimi storici dell'8.85% nel 2018, mentre la Disney ha avuto invece il suo record di volatilità proprio quest'anno nel 2019 e me ne sono accorto, cavoli, perché ci ho investito, con un 10.58%. La media fra queste due aziende che ho nel mio portafoglio è di circa 9.4% di volatilità. Per cui, se si fa affidamento alle blue chip company, in linea di massima si può considerare il mercato azionario leggermente più stabile, anche se comunque la differenza è di solo 3 punti percentuali di volatilità circa. Per cui in questo caso, secondo il mio giudizio, darei un punto alle azioni. Parliamo dei costi adesso. Per quanto riguarda gli ETF, ci sono da considerare in linea di massima il TER e le eventuali spese che chi dà origine al fondo può richiedere, per cui Vanguard, BlackRock e via discorrendo. Queste spese sono fortemente variabili, in quanto ogni fondo ha spese che possono variare di molto o di poco, così come per il TER. Ci sarebbero poi le spese del brokeraggio o della banca per l'acquisto delle quote dell'ETF, ma anche queste sono ovviamente dipendenti da chi ti fornisce il servizio, se è Fineco, se è DeGiro. Per esempio, io che uso DeGiro ho una lista di ETF a costo zero, per cui fare una panoramica dei costi sarebbe in realtà secondo me poco utile. O meglio, potrebbe dire tutto e niente. Lo stesso discorso, secondo me, si fa anche per il mercato azionario. I costi dei pacchetti, di acquisto dei pacchetti azionari dipendono comunque sempre da quanto il broker mi farà pagare. E ci sono una marea di servizi lì sul mercato, diversi, che offrono servizi diversi a costi diversi. Per cui, tecnicamente, le azioni dovrebbero leggermente essere più economiche da comprare rispetto agli ETF, perché ovviamente sulle azioni non si va a gravare il TER e neanche le spese del fondo, che sono fisse. Ma secondo me, a causa dell'enorme variabilità che questi aspetti possono avere nell'ambito sia degli ETF che delle azioni, io mi sento di dare un pareggio. Diversificazione, beh, qui non credo serva molto da dire. Per fare un portafoglio azionario ben diversificato occorre acquistare diverse aziende nella giusta proporzione ed in base al proprio profilo di investitore di rischio, ma anche in base alla propria strategia personale. Questo richiede ovviamente anche dei capitali maggiori rispetto all'ETF, perché ovviamente singole azioni di aziende diverse hanno ovviamente costi infinitamente diverse. La Apple Hospitality Rate che ho nel mio portafoglio, che è appunto un rate, sta attorno ai 16 euro ad azione, mentre Microsoft, che anche essa o mio nel mio portafoglio, sta al momento a 157 euro ad azione. Se avessi Tesla saremmo intorno ai 403 dollari ad azione. Per cui i due ETF che menziono all'inizio invece, che ho nel mio portafoglio, sono entrambi al di sotto dei 30 euro per ogni singola azione, e con un piccolo investimento di questo tipo io replico con uno il mercato mondiale, mentre con l'altro le 500 più grandi aziende americane e quelle più importanti. A man bassa, qui secondo me gli ETF sbaragliano la concorrenza delle azioni. Passiamo al rischio. Diciamo che a un certo punto l'amministratore delegato di McDonald's ha una relazione sentimentale con una propria dipendente e per cui deve lasciare il posto. Le azioni farebbero un bel tonfo, no? Storia vera, purtroppo già menzionata in un altro video. Oppure, per fare un altro esempio, la Thomas Cook Viaggi, che fallisce per l'enorme quantità di debiti che aveva accumulato. O se un giorno si scoprisse che tutti gli iPhone, per cui la Apple, hanno un software che spia le persone dalla mattina alla sera, sai che bel tonfo farebbero nel mercato azionario? Come vedi, il mercato azionario ha dei rischi correlati che sono imprevedibili in alcuni casi. Alcuni lo sono, nel senso che se tu vedi due trimestrali di fila che vanno in maniera pessima, puoi decidere comunque se vendere
il tuo pacchetto azionario. Ma se capitano eventi inaspettati, puoi trovarti nella situazione di poter perdere parte o tutto del tuo capitale da un giorno all'altro. Nei ETF sei più coperto. Anche nel caso di una profonda crisi dei mercati azionari totale, globale, ti ritroveresti con delle perdite, ma è molto improbabile che tu vada a perdere tutto il tuo capitale, anche se sicuramente ne andresti a perdere una parte, perché il paniere dell'indice replicato è molto ampio, soprattutto se come me hai un ETF World. E in quel caso, anche se 10 aziende fallissero, se tu avessi l'ETF World che io, sarebbe alquanto impossibile che tu possa andare a perdere tutto il tuo capitale. Sicuramente ci sono comunque dei rischi correlati, ma sono meno evidenti che nelle azioni, per cui secondo me qui un altro punto è da dare agli ETF. Quando parliamo di profitto, proprio per il fatto che andiamo incontro ad un rischio molto più elevato, maggiore, e che quindi al rischio elevato correlato significa anche un maggiore possibile profitto, capisci bene che qui la situazione è l'opposto. Gli ETF che replicano indici solitamente hanno valori di crescita molto vicino, diciamo quasi totalmente vicino all'indice di riferimento. L'S&P 500 ad esempio un tasso di crescita medio anno, nel lungo periodo ovviamente, non annualmente, del 9,6%, un valore che oscilla di anno in anno ma che in media ha quel tipo di crescita. Ovviamente se guardi il 2019 è un altro discorso, perché è stato un anno molto proficuo, ha fatto molto meglio, ma è comunque tutto il mercato mondiale che sta facendo meglio. Per cui, per parlare del mercato azionario singolo, per esempio Microsoft ha fatto quasi più del 65% quest'anno, Netflix il 45%, lo Standard & Poor's quest'anno ha fatto il 36%. Per cui in termini reali, parlando della media, sicuramente il mercato azionario dà delle performance che sono secondo me decisamente migliori. Sia il mio ETF World che quello che ho sullo Standard & Poor's 500 viaggiano al momento attorno al 9-10% di rendimento anno. Quindi secondo me qui un punto va alle azioni. Ultimo punto, lo studio necessario. Qui ovviamente mi sento di dire che il punto va sicuramente agli ETF. Leggere un KID dell'ETF e guardare le performance passate, le analisi future che si trovano sui siti emettitori, per cui dei fondi che li creano, e anche su quelli specialistici come ad esempio Morningstar o Just ETF, richiede molto ma molto meno tempo di quello che potrebbe essere lo studio dei bilanci, del cash flow, delle trimestrali, dei notiziari giornalieri sull'azienda in cui hai investito i soldi e magari altre informazioni e così via. Se poi come me hai molte aziende nel tuo portafoglio azionario, il lavoro si moltiplica esponenzialmente per ogni azienda che hai, per cui diventa parecchio impegnativo, come dicono gli inglesi time consuming, dove con l'ETF, una volta studiato i documenti che ti ho menzionato prima, non c'è quasi più bisogno di niente da fare, nel senso che puoi andare magari a ribilanciare il tuo pacchetto, a guardare gli ETF annualmente. Per cui gli ETF secondo me in questa analisi vincono 4-3. Per cui si investe solo in ETF a questo punto? No, ni so, dipende dalla tua strategia. Io investo sia in azioni che in ETF, perché così riesco a prendere secondo me le cose migliori di tutti e due gli strumenti di investimento senza farmi trascinare dagli svantaggi che può avere l'uno o l'altro strumento. Ma questa è solo una mia scelta personale dettata dalle mie metodiche personali e dalla mia strategia di investimento. Io sono in un modo e tu magari sei una persona completamente diversa che ama i mercati emergenti e che vuole spendere soldi a cose tipicamente di nicchia. E sicuramente, molto probabilmente, avrai un naso più piccolo del mio. Fammi sapere di cosa ne pensi di questa mia analisi, di questo argomento, per favore lasciandomi un commento qui sotto nella sezione apposita. Scambiamoci le idee su questo contenuto e dimmi se hai trovato queste informazioni utili magari ed in linea sia con il tuo pensiero o completamente e diametralmente opposti al tuo pensiero. Poi se tu ovviamente hai altre informazioni utili, mi farebbe molto piacere se le condividessi qui sotto, perché possiamo aiutare altre persone che come noi sono alle prime armi. Se il video ti è piaciuto, per favore ti chiedo la cortesia di distruggere il pollice in su, iscriviti al canale, cliccare la campanella delle notifiche e condividere questo video con tutte le persone a cui pensi possa interessare. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!